Ciao, sono Roberto Lacorte, creatore della Lacorte Immobiliare. Con queste slide voglio completare le 5 fasi per vendere la tua casa con il rogito. Come farlo senza correre rischi? Vediamolo insieme. Scelta del notaio, scambio di denaro, scambio di proprietà, consegna chiavi, chiusura della compravendita. Quindi la scelta del notaio, a cosa serve scegliere un notaio? Allora, la scelta del notaio, ahimè, ricade sull'acquirente, per cui tieniti forte venditore che non può essere obbligato per legge ad un acquirente di scegliere un tuo notaio qualora tu ne avessi una a disposizione. Anche noi agenti immobiliari, cioè noi anche come agenzia, ne abbiamo 3-4 con cui abbiamo un rapporto un po' più fidelizzato, ma non possiamo di certo obbligare nessun acquirente alla scelta di un notaio. Per cui serve per il trasferimento della proprietà, è una fase delicata e resta in capo all'acquirente. I requisiti necessari. I requisiti necessari valuta che il notaio abbia uno studio efficiente e delle persone competenti che fanno la stilatura degli atti. Quali sono le domande per capirne la competenza? Le domande per capirne la competenza sono non tanto il costo, che adesso ci arriviamo, ma chiedere quanti atti hanno nel periodo, quindi se c'è qualcuno che resta a disposizione vostra per accertarsi bene e fare un buon trasferimento di proprietà, che non sia un ufficio affollato di atti, perché magari la distrazione, cioè non ti danno il 100% del regime. E ovvio che poi queste domande le faremo insieme qualora tu decidi di scegliere noi per capire la competenza del notaio. Poi deve essere anche un notaio all'avanguardia, un notaio che ti fa anche il controllo istantaneo dentro le 24 ore della compravendita e no, accertarsi solamente quando tu consegni la pratica e effettuare il rogito a distanza poi di qualche mese successivo. Quindi questo non è consigliabile. E poi andiamo al tasto costo perché il costo del notaio ormai da qualche anno non ha più un tariffario e cercano sempre di tenere una soglia minima e poi chiedere quel che può in base alle conoscenze, alle competenze e all'italiana chi ti manda oppure da quanto sia grande lo studio per riuscirti a servire. Comunque la scelta del notaio è fondamentale. Poi, una volta che tu hai scelto il notaio, accertati di come devono essere svolte le procedure di pagamento, lo scambio di denaro, perché i metodi di pagamento possono variare, possono essere diversi, possono essere con assegni circolari come tradizionale, anche se fai il mutuo la banca si presenterà con gli assegni circolari. C'è qualcuno che prova a pagarti con degli assegni al portatore e il notaio, se è un sano notaio, non dovrebbe consentire quel tipo di pagamento. Poi c'è qualcuno che prova anche a fare dei pagamenti dilazionati oltre il rogito, ma non è impossibile farlo perché tu in quel momento lì consegnerai a rogito la proprietà, per cui il saldo prezzo è sempre consigliabile farlo a rogito. Quale garanzie devi avere sullo scambio di denaro? Beh, se hai un assegno circolare, probabilmente al 99% è garantito perché per arrivare al rogito avrai conosciuto sicuramente l'acquirente di casa tua e ti sei fatto un'idea se diventa una truffa o meno, perché a volte magari gli assegni possono essere finti. Poi questo starà a te capire se vendi da privato, capire con chi hai a che fare o se vendi con l'agenzia. Che noi agenti immobiliari, dico noi perché qualora ti rivolgi a me io posso aiutarti in questo, capire se è una persona sana o che vuole truffarti poi all'atto notarile. Per cui, superando questo tipo di garanzie, la documentazione rilasciata è sempre meglio all'atto del rogito, come facciamo noi inteso la Corte Immobiliare,
consegniamo una scatola, che è il nostro cofanetto valorizzatore, dove all'interno noi consegneremo, per conto del venditore all'acquirente, tutta la documentazione relativa all'immobile e al condominio che può essere utile una volta che lui vada ad abitare o che lui diventi proprietario di quel bene. Quindi tutta la documentazione raccolta, rilasciata e tenersene sempre una copia da parte venditrice. Quindi ti consiglio di fare fotocopie e non rilasciare originali. Oppure, qualora rilasci l'originale, mantieni tu una fotocopia. Passiamo allo scambio di proprietà. I documenti da portare? Beh, questi sicuramente li avrai già forniti al notaio. Tu comunque munisciti sempre dell'atto di provenienza, che è fondamentale, il tuo documento di identità che il notaio te lo richiede per riconoscerti, siccome è una figura giuridica di Stato, per riconoscerti, e porta sempre l'attestato di prestazione energetica, ormai obbligatorio, porta sempre l'assolvimento delle spese condominiali dove tu dimostri che non hai problemi o non hai insolvenze nei confronti del condominio, per cui dopo devono venirti a richiedere eventuali differenze. Per cui portati queste documentazioni, poi tu riceverai, qualora sei in un notaio serio, magari anche l'atto di avvenuta stipula, che oggi i nostri notai, se qualora lavorerai con i notai di cui insomma ci avvaliamo noi, rilasciano una volta che è stato sottoscritto l'atto di compravendita. Quindi questo è un documento che tu riceverai, e le tasse e le imposte, per te venditore, una bella notizia perché non ne hai, e avrai solo l'agenzia qualora ti rivolgi all'agente immobiliare, ma l'avrai già pagata prima nella negoziazione, e per cui in questa fase qua dovrai solo ottenere, diciamo, la fattura del saldo delle provvigioni. E poi, qualora invece tu compravendi tra privati senza l'intervento di un agente immobiliare o senza di me, ovviamente non avrai nessuna tassa, nessuna imposta, per cui diffida da persone che ti chiedono di contribuire all'atto notarile o al rogito notarile a delle spese, perché non ne avrai. Tranne che, torniamo in qualche slide precedente, se mi stai seguendo saprai, magari avrai, qualora ti sia pervenuto l'immobile per successione, solo di effettuare l'accettazione tacita di eredità. Poi la registrazione degli atti, questa qua va in capo al notaio, e questo qua avviene entro i 30 giorni successivi, e solitamente un notaio, dopo qualche settimana, ha già l'atto registrato pronto da consegnartelo a te venditore in copia, con l'originale e i relativi allegati da dare all'acquirente di casa tua. Per cui passiamo alla consegna delle chiavi. Copie necessarie. È sempre consigliabile, qualora ci sia l'agenzia, quindi qualora ti dia una mano io, di avere dietro già il mazzo di chiavi che si utilizzava qualora la casa era vuota dall'agente immobiliare. Ma qualora la casa era abitata, ricordati di portare tutte le chiavi, non solo la copia tua e la copia della moglie, e poi lasciarmi sparso in giro la chiave della cantina piuttosto che la chiave del garage, dello scivolo, il cancello automatico, oppure la buca delle lettere o il contatore del gas. Quindi, per cui tutte le chiavi che sono relative a quell'immobile lì e ai suoi accessori, ne devi essere munito per consegnarle all'acquirente. Poi, documentazione di conferma, fai sempre due righe di scritto che hai consegnato tutto. Chiusura compravendita: che documenti ti rimangono? Che tutele hai? Che costi vai a sostenere? Allora, tu che sei un venditore, i documenti che ti rimangono sono, in primis, chiedi sempre un'avvenuta stipula successivamente alla firma sull'atto notarile innanzi al notaio. Il notaio è tenuto, ti rilascia in sede di avvenuta stipula una dichiarazione che viene chiamata avvenuta stipula. Con quello lì dichiari che in quella data hai fatto la compravendita presso quel notaio e hai venduto a Tizio. Quella lì è una documentazione necessaria per aprire e chiudere le utenze, serve anche all'acquirente, e quello lì per le utenze ti è utilissima, per l'amministratore di condominio.
perché comunque è un documento che attesta già da subito l'avvenuta vendita, in quanto il notaio ti reperirà entro i successivi 30 giorni poi la copia dell'atto stipulato. E che tutele hai? Una volta che tu hai la dichiarazione avvenuta stipula, sei certo, insomma, che l'atto ti verrà registrato e trascritto dal notaio e che comunque sia andato a buon fine il passaggio di proprietà. Che costi vai a sostenere? Beh, se vendita privato, nessuno. Se vendi con agenzia, il costo dell'agenzia, e poi ci può essere il costo accessorio qualora tu abbia ottenuto l'immobile che hai compravenduto attraverso una successione ereditaria, quindi il costo che sosterrai è l'accettazione tacita dell'eredità, oppure se tu hai comprato come speculazione, insomma, hai fatto un affare a un prezzo più basso e hai rivenduto a un prezzo più alto, bisogna solo accertarsi di rientrare in un certo parametro, perché sennò dovrai sostenere una plusvalenza sul prezzo di compravendita. Oppure, se hai venduto una prima casa nei primi 5 anni dal momento che tu l'abbia acquistato e non vai più a ricomprare un immobile, c'è la differenza tra le agevolazioni della prima e la seconda casa, perché ovviamente non ricomprando entro un anno devi andare a sostenere quell'importo lì. Comunque poi il notaio competente ti dirà, insomma, come si svolge questa procedura. Per tutto il resto io ci sono, qua trovi i miei contatti, il telefono 045 348 99 e la mail info@cortimmobiliaresrl.it. Ti ringrazio e per oggi abbiamo visto il rogito come farlo senza correre rischi. Grazie e alla prossima. Ciao da Roberto.